Innanzitutto vorrei ringraziare Caserta Zon per avermi dato modo stamattina di poter parlare di questa nostra realtà. Trattasi di un cimitero per animali da compagnia. Questa struttura è stata realizzata nel 10 giugno del 2012, è stata inaugurata e a giugno di quest'anno compie i suoi 5 anni. È stata realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia, nel rispetto dell'animaletto in genere. In questa struttura noi accogliamo tutti gli animali da compagnia, i cosiddetti animali d'affezione, che sono cani, gatti, criceti, furetti. Viene fatta operazione di sepoltura, ma prima che questa avviene, l'animaletto viene adagiato nella saletta mortuaria, vengono messi in contenitori antivirali biodegradabili chiusi ermeticamente e vengono interrati davanti ai rispettivi proprietari. Dopodiché l'animaletto riposa qui per almeno 5 anni come prevede la legge e poi dopo i 5 anni il proprietario può decidere tre cose: se tenerlo ancora nello stesso posto, può decidere di riesumare i resti e trasferirli nei loculi, oppure come terza opzione può decidere di interrompere il suo rapporto con l'animaletto e a quel punto noi raccogliamo i resti e vengono messi in un ossario comune. Come dicevo, questa è una struttura, in Italia ce ne sono poche autorizzate e questa è una delle pochissime. Si trova a Maddaloni, in provincia di Caserta, e tutti coloro che volessero prendersi maggiori informazioni possono anche visitare il nostro sito internet www.cimitero.cimiteroanimalicaserta.it oppure su Facebook Cimitero Animali Maddaloni. Lì troveranno magari molte più informazioni. Oppure abbiamo un numero verde dedicato che è l'817-36-45. Questa struttura ha avuto anche dei momenti un po' particolari sotto sia l'aspetto burocratico sia sotto l'aspetto sanitario, perché un cimitero ovviamente ha una molteplice importanza ed è quella che soprattutto deve far sì di far rispettare quelle che sono le norme igienico-sanitarie, perché non dobbiamo dimenticare che l'animaletto è considerato, anche se questa parola diciamo è un po' bruttina, un rifiuto speciale, per cui va trattata con le dovute cautele e misure, per cui nel rispetto di queste norme l'animaletto deve essere interrato ad una giusta profondità, ad una giusta distanza e negli appositi contenitori antivirali biodegradabili. È una struttura che ha come grandezza circa 5.000 metri quadri, dove poi è situata una struttura in cemento. Questa struttura in cemento prevede una sala mortuaria, prevede un ufficio, prevede un antiufficio, prevede 4 servizi igienici divisi per sesso, quindi uomini, donne, disabili, e quello lì del personale, un deposito attrezzi e tutto quello che serve per poter mantenere una struttura di questa natura. Il nostro servizio che effettuiamo è un servizio sia a domicilio oppure dal veterinario, perché noi abbiamo una macchina autorizzata per il trasporto delle spoglie di animali e queste poi vengono portate presso il nostro cimitero, oppure può direttamente portare l'animaletto il proprietario e le operazioni avvengono tutto diciamo in seduta stante, cioè tutto davanti ai proprietari. Una volta che l'animaletto giunge nella nostra struttura, questo viene interrato davanti al proprietario e viene anche già completato di lapide in mano. Poi successivamente verrà realizzata entro i 5 giorni una foto ceramica con anche l'apposita pergamena sempre in ceramica dove viene riportato il nome del cagnolino, la data di nascita, quella di decesso e un piccolo epitaffio che i proprietari vorranno dedicargli. Qualcuno ci dice come è venuta questa idea. Beh, noi non abbiamo avuto assolutamente nessuna idea imprenditoriale. La nostra è stata una vera e propria necessità, visto che noi viviamo con queste meravigliose creature da sempre, quindi ci eravamo sempre posti questo problema, voler creare una struttura che quando i nostri animaletti finissero la loro vita terrena potessero essere seppelliti in modo dignitoso. E quindi il sogno è stato realizzato nel 2012.
Quindi è stata una necessità, perché è giusto che anche loro abbiano un posto dove riposare. Ma ancora più importante è l'aspetto igienico-sanitario, per cui un cagnolino deve essere seppellito con le giuste modalità, perché molte volte noi li troviamo ai cigli della strada, vicino ai cassonetti dell'immondizia, e però le persone non sanno che, oltre a fare un atto incivile, recano anche danno ad altri, perché un cagnolino buttato per strada, vicino ai cassonetti oppure nelle vicinanze delle scuole, questo, quando inizia la sua fase di decomposizione, ovviamente sprigiona batteri, per cui si possono veramente verificare anche situazioni infettive. L'altro aspetto anche al quale noi teniamo tantissimo, il cimitero ha motivo di esistere per un altro motivo molto nobile, secondo il nostro modo di vedere, è quello, cioè quello di far continuare il rapporto anche post vita tra il proprietario e il proprio cagnolino, un po' come avviene con i nostri cari. Noi cerchiamo di far ricordare i nostri animaletti in un modo un po' meno triste possibile, parlare di loro ricordi quando erano in vita, e non ricordare purtroppo quegli ultimi istanti dove ci hanno lasciato. Noi ogni anno, per rinnovare sempre questo ricordo, teniamo una benedizione in onore di Sant'Antonio Abate, il protettore degli animali. Si recono qui tutti i possessori degli animaletti che riposano qui, e anche tantissime persone che portano gli animaletti vivi. Viene il prete a celebrare la benedizione in onore di Sant'Antonio Abate, quindi si fa la benedizione per i cagnolini viventi e effettuiamo il volo dei palloncini per tutti quei cagnolini che riposano presso la nostra struttura. Noi vogliamo quanto più possibile diffondere questa cultura nella nostra città. Devo dire che ancora ad oggi, sono passati quasi 5 anni, noi serviamo più le persone che vengono dai comuni limitrofi e meno quelli che risiedono nella nostra Maddaloni. Per cui c'è ancora bisogno di fare tanto lavoro, tanta informazione, e quindi vogliamo partire con un progetto quest'anno che prevede una informazione nelle scuole. Quindi vogliamo partire sempre da dove riteniamo che sia un po' la partenza di tutte le cose, cioè dai bambini. Quindi vorremmo realizzare delle visite guidate dove poter far prendere coscienza ai bambini che esiste, anche dai nostri amici a quattro zampe, una struttura dove loro un giorno, dopo aver finito la loro vita, possono dignitosamente riposare. Io penso di aver detto quasi tutto, vorrei soltanto rinnovare l'invito ai miei concittadini, perché per Maddaloni questo è un fiore all'occhiello, perché vorrei sottolineare che una città come Napoli la serviamo noi, una città come Firenze è in discussione oggi in Consiglio Comunale la realizzazione di un cimitero per animali da compagnia. A Maddaloni la c'è, quindi spero che gli diamo più valore, e dove i maddalonesi se ne possono vantare, perché la struttura è vero che è privata, ma è come se fosse di tutti i maddalonesi. Io vorrei con questo ringraziare di nuovo Caserta Zone per avermi dato modo di poter divulgare questa informazione per tutti quelli che sono amanti degli animali, per tutte quelle persone che credono nella civiltà. Grazie.